53 partecipanti, 1786 km percorsi e 793 kg di rifiuti raccolti. Questi i numeri della prima edizione dei campionati mondiali di plogging, disciplina che unisce l'attività di corsa in montagna e la raccolta di rifiuti abbandonati, che si è svolta sabato 2 ottobre sul territorio dei 7 comuni della Val Pellice. Ma le cifre raccontano solo in parte il successo di questo evento, organizzato dall'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale e dalla Società Cooperativa Erica, da 25 anni attiva nella comunicazione ambientale. Se uno potesse calcolare, esprimere l'energia, la passione, l'entusiasmo, la voglia che questi partecipanti hanno messo, è come fossero 500. Ieri, passando per le strade e i sentieri, c'erano dei passanti che dicevano: ma quanti sono? Questo ci dà l'idea proprio del risultato, e cioè che in realtà 53 persone hanno raccolto in 8 ore 800 kg, hanno un po' sconvolto tutte le nostre previsioni, perché hanno raccolto 3-4 volte tanto quello che normalmente un atleta può raccogliere, almeno stando alla mia esperienza di 7 anni. E sono dati tipici di un'azione di pulizia di attivisti, e quindi gli sportivi sono diventati attivisti, hanno messo quella passione che io speravo davvero unisse il mondo dello sport e il mondo ambientale. Si chiamano Pietro Olocco ed Elena Canuto, il primo campione e la prima campionessa del mondo di plogging, capaci di accumulare il punteggio più alto dato dalla somma dei chilometri percorsi, del dislivello raggiunto, della quantità dei rifiuti raccolti e la loro equivalenza in CO2. Premiati nella mattinata di domenica presso il laghetto Nais di Bobbio Pellice. Anche prima di partire sentivo in giro strategie, io faccio chilometri, io qua. Noi ci siamo guardati con Tommaso e ci siamo dette: noi la facciamo insieme, siamo venuti qui per divertirci, ma soprattutto per raccogliere i rifiuti. Alla fine è andata bene. Ero partito con l'idea di correre il meno possibile e tornare giù lungo la valle, perché sapevo che era il posto dove c'erano più rifiuti, e avevo chiesto un po' ai vari ristori cosa ne pensavano di alcune cose che avevo trovato, e ho portato molte ruote di macchine che quindi facevano subito peso, e credo che buona parte dei punti siano arrivati da quello. Ho fatto una fatica molto grande per portarla a valle, quindi sono felice che abbia ripagato questa fatica. Secondo me sarebbe molto importante farlo di più, magari anche non come gara, però tipo tutti i giorni o tutte le settimane, di raccogliere qualche rifiuto e farlo tutti, perché è vero che abbiamo raccolto 800 kg di rifiuti, ma è stato un giorno. Se ogni giorno raccogliessimo 10 grammi faremmo molto di più tutti insieme. Già ce lo dicevamo appunto con Tommaso, il mio compagno, ieri, che vorremmo proporre una cosa del genere nel nostro piccolo paesino di Castiglion Fiorentino in Toscana, perché appunto anche la nostra piccola Val di Chio, che in pochi conosceranno se non nessuno, merita di essere tenuta come si deve, quindi ci impegneremo a portarla giù. Dopo la premiazione, la manifestazione si è conclusa con un pranzo che ha visto insieme partecipanti e organizzatori chiudere una 3 giorni all'insegna dello sport e dell'ecologia, con la sensazione di essere riusciti a coinvolgere un'intera comunità. L'aspetto che mi ha sorpreso di più è stato il coinvolgimento. Abbiamo puntato molto sul tema del coinvolgimento e della partecipazione, a partire dai partner locali a cui si deve il successo di questa manifestazione. Non è una manifestazione studiata, pensata e creata altrove con mega sponsor e calata su un territorio. Questa è una manifestazione nata col territorio, io vorrei che rimanesse così. E questa passione, a mio avviso, si è trasmessa per osmosi a tutti coloro che si sono avvicinati e hanno cercato di capire che cosa stesse accadendo.